e metà dei nostri siti pornografici sono gratis. E ogni tanto ci finisco su anch'io mentre cerco di farmi le fare niente ed è anche difficile uscire. E oggi parliamo di escrementi, scusate. Mi hanno detto che sono l'esorcista del sesso anale, vorrei passare di grado. Voglio essere l'esorcista degli escrementi. È grave, grave! La proposta della dottoressa De Mari è che tutti quanti rinuncino alle prossime vacanze e dotino le loro case di inferriate molto forti, perché è l'unica cosa che può fermare. Siamo al collasso, siamo al collasso! Io mi sento una strafiga imperiale. Inutile che spaccate l'anima, il rispetto di genere, io ti insegno a rispettare una donna, cosa caspita insegni a rispettare? Tutte le donne sono tetta, tetta, vagina, anno. Ok? E se io morirò prima di te, se io morirò prima di te, quindi io ti terrò la mano. No, tu mi terrai, dunque, se tu... Quindi tu mi... Dunque, io ti terrò la mano. No, tu mi terrai... Quindi se tu... Se io morirò... No, tu mi terrai... Dunque, se tu... Se io morirò prima di te... Siamo solo all'inizio, eh? Il bello deve ancora venire. La bontà! Va a soccorrere i bambini poveri! Dai a casa! I bambini poveri hanno già abbastanza grane senza aver tetre tra i piedi! Se non vi vaccinate e perdete il lavoro, perdetelo. E come campate, vendetevi un rene. Molto meglio vivere con un rene solo che con questa roba in corpo. Un mucchio di gente vive con un rene solo. Diavoli, si vendono! E si vendono! Non sa, signora! E a quei bei peni grandi grandi, tuggidi, che in vagina non fanno nessun danno perché la vagina è fatta apposta. Ma vaffangura, te che da fratte e frate te pure, ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante! Ma che cazzo!